E quindi io ho voluto oggi che Erika Mu, figlia di Vice Iese, Doc, figlia di un caro amico e figlia di amici che sono della nostra città, saluto la famiglia se è presente, saluto i genitori, ma voglio a lei in particolare oggi rivolgere un ringraziamento molto forte e sentito, l'abbraccio affettuoso dell'intera città di Vicenza. Lo voglio fare perché al di là del momento formale dove daremo un piccolo, quello che noi consideriamo un piccolo ma importante sotto il profilo etico, morale e storico, cioè il sigillo della città di Vicenza che riconosciamo alle personalità insigni della nostra comunità. Ma io voglio farlo oggi in un modo così forte, importante e solenne, ringrazio Emilia di essere venuti oggi presso il Palazzo di Città, lo voglio fare insieme a molti dei miei assessori, insieme all'amministrazione comunale, perché mi ha emozionato ascoltare e sentir citare il nome Biceglie più volte innanzi a una platea che avvertivamo essere composta da milioni e milioni di italiani. E quindi se noi per fare delle iniziative di carattere comunicativo dobbiamo lavorare magari 20 anni per portare quello che lei ha fatto in una serata in termini di notorietà di comunicazione alla città di Vicenza, abbiamo voluto riconoscerle oggi in questo momento, grazie al suo talento, grazie alla sua capacità, grazie al suo modo di essere, è riuscita a portare questo grande momento di celebrità alla nostra città. Io ho avuto più telefonate, ho avuto anche la congratulazione della comunità vicenese, che non è soltanto composta dai cittadini vicenesi. C'è un telegramma che mi arriva dai vicenesi della Lombardia, firma del presidente dell'associazione dei pugliesi in Lombardia, di Dino Abascià, che rappresenta 500.000 iscritti di persone pugliesi, pugliesi, ma molti dei quali vicegliesi, che si sono sentiti compartecipi di questa comunità vicegliese nel momento in cui hanno sentito a Sanremo Erika cantare e hanno ascoltato il suo brano, ma soprattutto hanno ascoltato durante la presentazione anche di Morandi citare Vicenza più volte. Quindi questo è stato un fatto veramente emozionante. Io, al di là di questo aspetto che è più comunicativo, più legato alla promozione del territorio, della nostra comunità, dal nostro quello che è il DNA vicegliese, perché sono convinto che ci sia un riflesso importante, no? Tante volte siamo stati alla BIT in quei giorni, la BIT di Milano che serve? Serve a promuovere la città di Vicenza, serve perché conoscendo Vicenza molti operatori riescono a vendere il pacchetto che prevede Vicenza, molti ristoranti, molti alberghi, molti ragazzi vicegliesi lavoreranno grazie a una promozione che si fa in silenzio. Nessuno dall'esterno può comprendere questi fenomeni che sono impercettibili, ma sono concreti e sono importanti. Quanto contribuisce questa citazione a Sanremo di Biceglie e il premio a Erika Mu in termini anche concreti, pragmatici, per l'economia, per la comunità bicegliese? Io ritengo che possa incidere molto, per questo il riconoscimento oggi e questo premio, per questo la riconoscenza della città di Vicenza per il suo talento, per il suo modo di essere e soprattutto, lo voglio dire, per la sobrietà e l'umiltà con cui Erika si è proposta e si è presentata, onorando l'immagine della città di Vicenza a Sanremo, che secondo me è l'aspetto a cui io tengo maggiormente, che è un aspetto etico, oltre che un aspetto di carattere artistico e culturale. Questo fa onore perché significa che dà un'immagine di Vicenza sana, di una ragazza giovane, talentuosa, ricca di talento. Il premio della critica, il premio della critica lo considero un premio molto molto importante, perché ci fa capire che non è legato all'intuizione di una canzone, non è legato a un fenomeno che è occasionale. Questo è un premio che la pone all'attenzione e alla ribalta nazionale per il futuro. Io le faccio un in bocca al lupo, Erika, ti faccio cito del tu, perché da tuo sindaco penso che questo sia un momento importante, perché accanto al momento della celebrità c'è un momento importante, il momento del cuore, il momento della famiglia, il momento di condividere con la tua famiglia, l'avrei già fatto, ma è il momento di condividere questo tuo successo con la tua famiglia più allargata, che è composta dalla comunità dei vicegliesi. Ora ci puoi dire tu due parole, se tu vuoi. Non è quello di Sanremo, però è un microfono della tua città. Non è quello di Sanremo, ma per certi versi è peggio. Perché io veramente, ve lo giuro, non ero così emozionata neanche in conferenza stampa il giorno dopo del premio, perché
perché il rapporto con la propria città, e nello specifico il mio rapporto con la città di Biceglie, è veramente complicato. Penso come tutti quelli dei ragazzi che vivono in una città medio grande da cui vuoi scappare per tutta l'adolescenza, e che a un certo punto ti rendi conto in realtà essere profondamente parte di te e, insomma, devi alla tua città molto di quello che hai avuto. Io ovviamente devo tantissimo alla mia famiglia, però un grandissimo contributo in tutto quello che è stata la mia passione per la musica è venuto da questa città, è venuto dalle scuole di musica, che adesso quelle che frequentavo io purtroppo non ci sono più, è venuto da una scuola media che mi ha insegnato a suonare uno strumento il pomeriggio, è venuto dai concerti belli che i miei genitori mi portavano a vedere sin da quando sono nata. Io spero che questa attenzione per la cultura nella mia città continui, e che io sono 5 anni che più o meno cerco di, con più serietà, di fare questo mestiere da grande. Sono 16 anni che ci penso in camera mia e che studio per farlo. E in questi 16 anni ho sempre parlato della mia città a tutte le persone che me lo domandavano, e l'ho fatto da 5 anni sulla stampa nazionale, nelle televisioni, dappertutto. Non perché volevo qualcosa in cambio, anche se io vi ringrazio veramente tanto di questo premio, ma proprio perché spesso uno pensa che le passioni, soprattutto per quelle nell'ambito culturale, musicale, non possano venire da piccole realtà. Io invece penso che vengano soprattutto dalle piccole realtà, negli ambienti dove ci si sente più sicuri e dove c'è attenzione anche per questo. La Puglia, come sappiamo, io ormai, come in questo periodo, sono fiera di essere pugliese, perché è piena di belle cose, è piena di interessi, e spero che il Comune di Biceglie continui a seguire questo filone di pressione proprio culturale che c'è nella nostra regione, che ha dimostrato di seguire con Push Up e con altre cose. Visto che siamo qua, io non lo nomino mai, povero Marco Valente, io ringrazio anche Marco Valente. Non lo nomino mai, ma io devo a lui tutto il percorso fatto finora, che quando mi ha raccolto alla fine del 2007 da fare le canzoni in casa mia, mi ha preso, mi ha messo davanti a un microfono e mi ha detto: adesso tutte queste canzoni che hai scritto le registri, le archiviamo e cominci a suonare dal vivo, senza la sua etichetta, che io tra l'altro non conoscevo, non sapevo che a Biceglie si fosse un'etichetta discografica che allora produceva solo jazz, che si chiama Wand, nello spirito della Puglia, non sapevo, e quindi ho avuto la fortuna di incontrarlo e di intraprendere con lui questo percorso che mi ha portato fino alla Sugar e poi fino a Sanremo. Quindi lo ringrazio, e questo ancora per sottolineare che nel nostro paese ci sono tante altre realtà nascoste che fanno della musica o in generale delle proprie passioni culturali una ragione di vita. Quindi io vi ringrazio tantissimo, ringrazio il sindaco per questo sigillo che mi fa veramente veramente piacere ricevere. La stampa ci chiede un'altra foto insieme. Okay. Come a Sanremo. No, guarda il sindaco.